Ecco, brisaola, oggi pranzo così, amici, vedete, torlo ancora morbido. Brisaola, ova e pomodori qui da pulire. Guardate che salsa faccio io, amici. Questo qua, cavolo, è stagione di cavolo. Yogurt greco, limone, senape e olio. Voglio dare ancora meglio a questa qua. E olio. Ora mescolo tutto tutto e sarà una salsa in questo modo così. Wow, che bontà, non maionese, no, 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 no. Anna Italia, guardate che salsa ho fatto. Cavolo, ho cominciato, quello cavolo tenero, 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 questo estivo. Ho fatto questa salsa proprio sbattuto nel questo bicchiere. Yogurt greco, due belli cucchiaioni. Dato un senape, pochino sale, limone, dov'è limone? Ecco qua, ora se manca do ancora qui limone, devo spruzzare bene. E olio ovviamente. Ora do tutti mele, anche mele, guardate qui. Questa è proprio mia preferita, preferita. Questa è così buona che non serve né carne né pane né niente. Questo vorrei mangiare tutto io, amici, come buona. Me l'ha dato quella nuova Gala. Quindi andiamo così, mescoliamo bene bene. Nel salsa già c'è un pochino olio, ma poco, poco olio, amici. Wow, benvenuti a pranzo, amici Anna Italia. Guardate che pranzo è venuto, cavolo, straordinario, buono, 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 buono. Amici, succoso, molto, molto, molto profumato. Carote dato, vedete, giusto per decorare. E qui c'è pieno di brisaola. Senza friggere, appena appena scaldo, non c'è cipolla, non c'è niente, pomodoro e brisaola. Io ho strapazzato, vedete? Questo è rimasto ancora. Mangiamo stasera o vediamo anche ora. Anche ora. E così. Buon appetito a tutti, amici. Che bontà. Che bontà, amici. Ora tutto inverno voglio mangiare cavolo, che è numero uno, crociferi, crociferi numero uno, anche cavoli Bruxelles. Io penso che plastica questo qua, no, no plastica proprio, qualche materiale che somiglia. Non lo so. Mi dà metallo esclusivo satinato al carbone. Non, Ah, non è, forse non è sì, sicuramente forse sì, PVC, qui non si è vede meglio. PVC. È qualche lega metallica. Anna Italia, torta greca, oggi stasera si mangia greco, conoscete questa torta? Torta con ricotta, con diciamo spinaci e feta, feta greca. Wow, com'è buona, adoro questi qua. Ecco qua, molto da 1 chilo. Questa si vende nel Lidl. Io proprio vado pazza. Però già da un po' che mi sta in congelatore. Questa feta, ho comprato 4 queste torte. Una abbiamo subito fatto nel forno, appena comprato, e 3 messo in congelatore per riserva. Anche questa qua, questa dolce. Questo proprio tipico tipico di Grecia. Wow, com'è buona questa qua, pasta sfoglia con questa crema. È questa crema è leggermente dolce, non è pesante, non è grassa, non è troppo zuccherata, è proprio ottima. E diciamo ora arrivano nuove offerte, può arrivare altra volta, diciamo cucina greca. Io compro fresco, metto in frigo. In freezer perché è molto molto comodo. Qualche volta che non lo sai quello che devi mangiare, mangi quello. Perché qualche volta questo non ti va, questo non ti va, questo non ti va, è proprio quello voglio come stasera. E così. Guardate che oggi nuvoloso, è stato bello sole, bello caldo, tornato caldo, amici, tornato e bellissime giornate. Gente con maniche corte, però di sera e di notte molto freddo, di giorno ancora bellissime giornate, si può andare al mare, io voglio andare al mare ancora, vero? Sì, 10 km dal mare io sto.
Ecco qua, ho messo 20, 220 gradi. Aspettiamo. Sarà bella, bella mangiata, bella cena sarà. Amici, in Italia, con voi non resistito, sto assaggiando dolce. Dolce fantastico, proprio. Crema pasticcera, vedete che questa crema è densa? Guardate, è densa e succosa. Ora vi faccio vedere questo pezzo qui, dove si vede più crema. Ecco qua. Crema qui. Non si vede perché è molto densa, ma si sente, amici. È molto, molto gustoso, dolce. È croccante e profumo tanto di vaniglia, tanto di cannella. E non è dolce, non è tanto dolce quello dolce che è noioso questo dolce, no. Sfoglia, pasta sfoglia, fa morire. Molto buono, tiepido, amici, tiepido. E questo così, con spinaci, ricotta di spinaci, non ricotta, feta di spinaci. Ora assaggiamo questo, vedete, un pezzo così. Questo si taglia in questo modo, mi piace perché si taglia così, non triangolare, come hanno fatto qui, perché per bellezza hanno tagliato triangolare, è più bella immagine vedere così. Però per comodità io faccio così. È bello fare anche più lungo, come baguette, per esempio. Così un pezzo più lungo. È molto grande questa torta, non finisce. Mi piace proprio strappare così e mangiare con le mani. Vedete sotto com'è buona. Tonda tonda che non finisce. È 1 chilo, amici. Assaggiamo. Speciale, speciale, tanto profumo di feta, molto croccante, ma pasta sfoglia è numero uno di tutti. Certo che una roba non è salutare, però ogni tanto se uno mangia, io per esempio una volta l'anno questi mangio, non è che ora se sarà offerta al Lidl vado a prendere e poi metto in congelatore e mi basterà per diciamo due, sì, due, tre, perché quando compro tre, uno mangiamo subito, altro mettiamo in congelatore. Due congelatore. Buonissimo. Vi saluto e ci vediamo presto, amici. Grazie.